La Malesia è un paradiso fiscale. È vero che la tassazione territoriale tipica del Commonwealth britannico fa della Malesia un vero e proprio paradiso fiscale, tale per cui posso trasferirmi in Malesia, incorporare società offshore e non pagare neanche un euro di tasse? Te lo dico dopo la sigla. Ciao, sono Luca Tagliatela e da oltre 20 anni mi occupo di relocation plan e pianificazione fiscale per i miei clienti, con l'obiettivo di massimizzare la loro libertà personale, fiscale e finanziaria. Oggi, alla ricerca del paradiso fiscale perfetto, mi trovo in Malesia, nella città di Kuala Lumpur, che è la capitale appunto della Malesia. Se ne parla tanto, se ne capisce veramente poco, la legislazione è confusa o quantomeno piuttosto complicata e soprattutto in continua evoluzione, in continuo cambiamento. Se la Malesia è un paradiso fiscale lo scopriremo alla fine di questo video. Ti porterò attraverso la tassazione, il sistema di tassazione malese, per poi permetterti da solo di rispondere a questa domanda insieme chiaramente ai miei consigli e alla mia supervisione. Un piccolo background però sullo stato malese. La Malesia è un piccolo stato che si estende su una superficie di 330.000 km quadrati, con un'abitazione e una popolazione di circa 32-33 milioni, due terzi della quale è musulmana. Infatti l'Islam è la prima religione di Stato. La cosa interessante è che la Malesia raggiunge l'indipendenza dall'impero britannico nell'agosto del 1965 e da allora si è sviluppata come una monarchia costituzionale elettiva. Ha un PIL che è il decimo per grandezza dell'Asia e il 29esimo del mondo, e diciamo la situazione non è pessima, soprattutto nel post-Covid si assiste a una certa ripresa. Nel cuore dell'Asia è obiettivamente interessante. Partiamo dalle società, la corporate income tax, la tassazione delle società. Bene, per capire se la società è tassata e quanto è tassata, dobbiamo distinguere tra società residenti e società non residenti. Una società è considerata residente quando il suo place of effective management, cioè la sua amministrazione, i suoi amministratori all'interno della Malesia, o quando, e questa è una peculiarità tutta malese, almeno uno dei consigli di amministrazione svolti durante l'anno sono svolti e firmati, i cui verbali sono effettivamente firmati all'interno della Malesia. Le altre società sono considerate come non residenti, quelle che non rispettano i requisiti che ti ho appena menzionato. Qual è la differenza? Le società residenti applicano una tassazione progressiva per scaglioni che va dal 15 al 24%, superato l'ultimo scaglione che è di circa 600.000 ringgit. Il cambio chiaramente te lo vai a vedere al giorno che ti interessa, oggi non ha nessun senso che io te lo dica. Le società non residenti invece applicano una flat del 24%. Qual è il trucco, permettimi di dire in maniera del tutto volgare, è che l'FSI, cioè il Foreign Source Income, cioè il reddito prodotto offshore, non è tassato, sic et simpliciter. Quindi sia le società sia le persone fisiche che derivano, o meglio che ricevono income prodotto all'estero e non in Malesia, non è tassato. In particolare dunque la tassazione di cui tu ho appena detto dove infierisce sui redditi prodotti che derivano dalla Malesia e su alcune attività specifiche che poi sono sempre quelle classiche tassate, diciamo worldwide, anche all'interno degli Emirati Arabi per intenderci, quindi il banking, l'insurance, lo shipping e il transport, quindi i trasporti locali evidentemente. Ora dobbiamo fare una piccola digressione per quanto riguarda la corporate income tax, o meglio per quanto riguarda l'FSI, il Foreign Source Income. Perché? Perché l'Income Tax Act del 2004 sancisce la detassazione, l'esenzione, detto in maniera corretta, di tutto l'offshore income, e quindi mi dice che tutto l'offshore income, tutto il reddito prodotto offshore, inteso come non in Malesia, non è tassato anche se rimesso su un conto corrente malese. Qui il Ministero delle Finanze ha fatto un po' di casini nel 2021, è scoppiato un casino, un panico generale che la metà bassa, perché il Ministero ha detto basta, adesso mi tassi l'income, l'FSI, il Foreign Source Income, quando rimesso su un conto corrente malese. Panico, e quindi il Ministero è stato costretto a concedere un'estensione fino al dicembre del 2026.
tale per cui le società qui incorporate, che tra l'altro la cui forma sociale è del tutto simile a quella del Regno Unito, ricordiamo sempre l'indipendenza dal Regno Unito nel 1965, quindi abbiamo Limited Company, LLP, queste società fino al 2026 sui foreign, i dividend income ricevuti all'interno della Malesia comunque non verranno tassate, così come non verranno tassate le persone fisiche, non solo sui dividendi ma anche su altre tipologie di income, anche se rimesse su un conto malese. Attenzione, perché l'Income Tax Act potrebbe cambiare. Comunque diciamo che le problematiche che ha sollevato sono tante, la situazione non è finita, non è chiusa, non esiste la parola fine, ma purtroppo non esiste mai. Monitoreremo evidentemente alacremente, artatamente, come si diceva nella mia scuola, la situazione. Dopodiché passiamo alla tassazione invece delle persone fisiche, la personal income tax. Anche in questo caso dobbiamo distinguere tra persone residenti e persone non residenti. Le persone residenti fiscalmente sono quelle che trascorrono nel territorio malese più di 182 giorni, quindi presenza fisica sul territorio malese per oltre 182 giorni all'interno dei 12 mesi canonici, quindi l'anno civile che va dal 1 gennaio al 31 dicembre. Gli altri sono considerati non residenti. Che cosa cambia? Anche in questo, caso cambia la tassazione. Le persone residenti subiscono una tassazione per scaglioni progressiva del reddito che va fino al 30% superati 2 milioni di ringgit, che è la moneta locale, mentre i non residenti applicano una flat del 30%. Quali sono le altre tipologie di reddito che potrebbero interessarti? Allora, sicuramente devi sapere che esiste una sales e una service tax, cioè passando alle imposte indirette, l'equivalente con tutte le dovute differenze della nostra IVA. Esistono due aliquote, una del 5 e una del 10% sui beni, fondamentalmente quando vai a fare la spesa al supermercato, e poi esiste una aliquota differenza sui service, sui servizi del 6%. Un'altra caratteristica importante che devi conoscere del sistema di tassazione malese è quello delle withholding tax, che se sei diciamo un affezionato del mio canale già conoscerai. Sono ritenute a titolo di acconto d'imposta in uscita. Quando si applicano le withholding tax in Malesia? Beh, qui ritroviamo un istituto peculiare, che è quella della withholding sulle technical fees, che in realtà è propria dei paesi asiatici, la ritroviamo in realtà in India, in realtà anche in Croazia e in realtà, ragazzi, la troviamo anche in Italia. In Italia c'è una ritenuta del 30% sui servizi professionali prestati dall'estero in Italia, ma questa è un'altra storia, non ci allontaniamo troppo. Quindi withholding tax ritenuta del 10% sulle technical fee, quindi sui servizi per prestazioni per esempio legali ricevute dall'estero, una withholding del 15% sugli interessi in uscita e una withholding del 10% sulle royalty in uscita. Non esiste, udite udite, una withholding invece sull'applicazione dei dividendi. La quinta cosa che ci portiamo a casa oggi è la real estate capital gain tax, cioè compro un immobile, lo alieno, lo vendo. Quante tasse ci pago? Dipende dall'holding period. Tecnicamente, se hai detenuto l'immobile per 3 anni, pagherai una flat sul capital gain del 30%. Se l'hai detenuto per 4 anni, questa percentuale scende al 20%. Se l'hai detenuta per 5 anni più, questa percentuale scende al 15%. Quindi io direi che adesso conosci imposte indirette e capital gain tax. L'ultima cosa per la quale a questo punto ti devo chiedere, lasciami un like, di condividere questo meraviglioso contenuto, se ancora non l'hai fatto, con persone interessate a temi di fiscalità, è la regola delle CFC, che qui non esiste, in questo momento non esiste, non so per quanto tempo durerà. La CFC è quella regola tale per cui, con Control Foreign Companies, io dalla Malesia incorporo società offshore, non sono automaticamente tassate per trasparenza. C'è da dire però che la Malesia comunque è parte dell'OCSE, comunque ha aderito al progetto del BEPS e quindi tecnicamente sta andando incontro ad una regolarizzazione, più che altro ad una armonizzazione, quello che poi di fatto sta avvenendo anche a Dubai e in altri classici paradisi fiscali. Quindi non sappiamo per quanto tempo reggerà. Ad oggi, se dovessi dirti che se la Malesia è o meno un paradiso fiscale, la risposta è sì, dipende tecnicamente da come la usi e da chi ti mette mani nella pianificazione fiscale. Intanto ti ricordo che se hai bisogno di un relocation plan o di una pianificazione fiscale, clicca il link in descrizione e prenota una consulenza con me o con il mio team. Spero che questo video ti sia piaciuto, noi ci rivediamo nel prossimo video.